FeiTV, TV di comunità. L'università e il mondo del lavoro. Due cose completamente diverse. Quello che ti insegna l'università praticamente non c'entra assolutamente nulla col mondo del lavoro. Tanta teoria e veramente pochissima pratica. Tu hai studiato? Sì, ho fatto l'università Scienze Politiche. Secondo te come potrebbero essere, diciamo, avvicinati questi due mondi così distanti, che sono il mondo dell'università e il mondo del lavoro? Semplicemente comunicando. Comunicando nel senso che l'università deve prendere più contatti ravvicinati col mondo del lavoro, con le aziende, perché deve essere un mutuo soccorso, un mutuo aiuto. Sicuramente può essere un problema per gli individui se si continua a tenerli separati, se si continua a pensare che chi segue un percorso formativo tecnico è uno scolaro di serie B, cioè è quello che non è capace di studiare la letteratura, la storia dell'arte e la filosofia, se si pensa che è soltanto un idraulico o un elettricista. Un figlio? E al tuo figlio suggeriresti di studiare o di... Suggerirei di studiare perché comunque la cultura, a prescindere da qualsiasi lavoro, fa sempre bene, quindi se dovesse raggiungere la laurea e poi fare l'idraulico mi andrebbe bene. Tu che cosa studi? Filosofia. E speri, perché ridi? No, perché quando dico filosofia tutti dicono: ah, studi per non fare niente. Cercherai il lavoro nel campo in cui hai studiato oppure no? Ma per me è sempre stato uno strumento per poter poi realizzare altre cose qua in testa, quindi la crescita mia personale. Chiaramente non lo trovo serio da parte di uno Stato preparare dei giovani senza poi aver organizzato il lavoro successivo per loro nella società. Però chiaramente poi sta anche a noi, perché anche noi siamo cittadini, quindi se non ci piacciono le cose così come sono, le dobbiamo prendere in mano e cambiare. Penso che il problema invece sia legato a una tendenza di noi giovani a valutare in modo errato la cultura, a considerarla non importante. Quindi l'unica cosa da fare è cercare di farci capire cosa invece la cultura implichi nella nostra società e aiutare quindi a migliorarla. Da noi, anche se c'era quella famosissima canzone di Battisti, Si viaggiare, in cui diceva quel genio del mio amico che con un cacciavite sa fare miracoli, noi abbiamo sempre visto quelli che sanno lavorare con le mani come dei lavoratori di seconda categoria, perché adoperano le mani e non il cervello.